sono qua, ma dove vuoi che sia? E poi non c'è bisogno di gridare tanto. Hai visto Sandy? Eccomi ragazze, mi vedete? Forza, ci hanno chiamato. Andiamo nella stanza del vecchio. Ci sono anche John e Franci? Sono arrivata adesso, ma qui è tutto buio e non vedo niente. Da qua invece si vede la stanza del vecchio. Forza, raggiungiamola. Non ho capito, perché le vacanze da sogno capitano solo alle altre? Ah, non è vero, prima o poi capita a tutte di incontrare l'uomo che aspetti. Perché? A te è capitato? Sentiamo Sandy, perché quell'espressione da pesce lesso? Non vi ricordate? Nel film abbiamo conosciuto 5 ragazzi meravigliosi. Il mio amore è stato Danny, un fisico perfetto, un sorriso che non dimenticherò mai. Non vedo l'ora di rivederlo stasera, lui e i suoi amici. Già, i suoi amici. Chi potrà mai dimenticare il giovane Sonny? Con le sue spalle, il suo possente torace. Oh, erano simpaticissimi e belli anche gli altri amici. Ah, ti ricordi, Puzzi? Che occhi stupendi e che sensazione di forza emanava. Ogni giorno mi inondava di messaggi. Io ricordo ancora Dudi, il ragazzo più atletico che abbia mai conosciuto. Ma con l'animo romantico e sentimentale. Ah, ma smettetela di sospirare dietro a 4 Don Giovanni da strapazzo. Anzi, 5 per essere sincera, perché il quinto era il meraviglioso Kennedy, l'uomo che faceva innamorare tutte le donne. Sì, 5 ragazzi meravigliosi che hanno fatto battere forte forte i nostri cuori. Non vedo l'ora di rivederli. Anch'io non vedo l'ora di rivederli, ma chissà che aspetto avranno adesso. Ma da quando si sono ritirati in qualche parte del film, nessuno li ha più visti. Ma questa è l'occasione giusta per rivedere i 5 ragazzi più fighi del college. Speriamo che arrivino presto. Sì, certo, arriveranno presto. Ragazze, sono arrivati i ragazzi più belli del college. Date un po' un'occhiata. E voi, scusate, chi siete? Mi chiamo Danny. Non vi ricorda niente quel cano? Buonasera. Sera. Salve a tutti. Sì, ciao. Salve, come va? Non vi avevamo... Siete un po' cambiati? Molto cambiati. Molto. Cosa cavolo? Vi è capitato? Scusate, ma voi siete così di natura o usate una crema? È successo da così tanto tempo. Avevamo un po' bevuto e abbiamo fatto una cravata. Siamo usciti dal nostro film e non siamo mai più rientrati. Perché? Come ci trovate? Un po' invecchiati? Forse non abbiamo più la smalta di una volta? Ma no, con quel fisico fareste impallidire persino le statue di Michelangelo! Parola di Rizzo! E voi scusate, che ci fate qua? Ah sì, adesso ricordo, ci avevate chiamati per una dimostrazione. Allora ragazzi, siete pronti? Sì, vi prego, fate come se noi non fossimo presenti. No, no! Fate come se ci fossimo! Anzi, come se ci fossi. Come va, ragazzi? Cantiamo insieme. Uniamo l'utero al dilettevole. Venite qua, ragazzi. Voglio raccontarvi una cosa particolare che mi è capitata in vacanza. Forza, ragazze. Armiamoci di coraggio e facciamo il nostro numero. Con loro? È stata una vacanza particolare. Ho conosciuto una ragazza niente male. Ti ha portato a cena al lume di candela? L'hai portata a letto? Ti ha mandato dei fiori con un biglietto che ho scritto. Il mio cuore batte solo per te, eh? Le hai mandato dei fiori e un biglietto che ho scritto voglio regalarti la notte di cuore. Aveva gli occhi neri? E che sguardo aveva? Ti ha portato ad ascoltare il rumore del mare sulla spiaggia?
L'hai portata sulla spiaggia o in camera tua? Ma smettetela! Tu stai sognando, Sandy? Non esistono uomini così. E se sei andata al mare per questo signore, sei solo una povera illusa. E anche una che ci vede poco. Dai, Danny, raccontaci tutto, raccontaci tutto. Dai, Sandy, raccontaci tutto, che moriamo dalla curiosità. Summer dream.